Ciao a tutti, sono appena tornato dal lavoro e ho visto e ho letto una notizia che mi ha abbastanza sconvolto. Infatti ho visto anche che tantissimi di voi mi hanno scritto della rescissione del contratto di Marchisio. Inaspettato secondo me. È vero, per carità, si era già parlato anche all'inizio di questa sessione di mercato di una possibile rescissione contrattuale di Marchisio. È da un po' che circolava questa voce, ma mai mi sarei aspettato che questo sarebbe accaduto l'ultimo giorno di mercato, anche perché adesso, a parte tutto, la situazione si fa abbastanza difficile, in quanto hai venduto Sturaro, hai dato via Sturaro, hai dato via Mandragora, e sta di fatto che te a centrocampo adesso sei abbastanza contato, hai 5 centrocampisti. Io mi sono fatto una mia idea a riguardo. Secondo me è stata la Juventus a spingere per questa rescissione. Lui secondo me non sarebbe mai voluto andar via in particolar modo così, solo che effettivamente il suo stipendio è uno stipendio parecchio importante, e diciamoci la verità, soprattutto quest'anno sarebbe stata l'ultima scelta, già che l'anno scorso si è giocato il posto con Sturaro per essere l'ultima scelta. Dato che Sturaro è andato via, quest'anno sarebbe stato sicuramente proprio l'ultima ruota del carro. Però mi dispiace veramente molto, perché Marchisio e la Juve, ragazzi, guardate questa foto. Anche da spermatozoo aveva già la maglia della Juventus, è uno che ha giocato sempre solo ed esclusivamente nella Juventus, a parte una stagione all'Empoli, e fa male che vada via così l'ultimo giorno di mercato. Fa male che vada via con una rescissione consensuale del contratto, piuttosto in scadenza, come è successo con Buffon, come è successo con Del Piero, ma rescissione del contratto l'ultimo giorno di mercato fa veramente male. È verissimo, il suo stipendio è uno stipendio veramente importante. È verissimo che lui, da dopo l'infortunio che ha subito in Juve Palermo, non si è più ripreso. Infatti secondo me non è tanto Allegri che non lo mette, o meglio, è Allegri che non lo mette, ma perché non ce la fa. Non regge più certi ritmi, non regge più certi minutaggi, quindi di una partenza io la capisco, però mi dispiace semplicemente perché Marchisio è la Juventus, punto. È uno che veramente ha sempre giocato nella Juventus da quando è nato, è sempre stato un leader silenzioso, è sempre stato un grande uomo per la Juventus, e oggi la Juventus ha perso una grandissima persona. Purtroppo non mi sento di dire un grandissimo giocatore per il Marchisio attuale, però veramente un ragazzo fantastico che si merita il meglio. Ora non so la Juventus come interverrà sul mercato, anche perché veramente alla fine del mercato mancano pochissime ore, mancano più o meno 6 ore e mezza, quindi bisogna agire anche abbastanza velocemente, e secondo me arriverà un ripiego, ecco, bam, adesso arriva Milinkovic-Savic, non credo, conoscendolo Tito. Però adesso si fa anche abbastanza difficile, perché te sei con Matuidi, Pjanic, Emre Can, Bentancur, e che dirà? Marchisio sarebbe sicuramente tornato utile, magari per partite sicuramente non di cartello, sicuramente con minutaggi poco importanti, però io a Claudio gli voglio bene, ragazzi. Claudio è veramente la Juventus, e mi dispiace che sia andata a finire così. Detto ciò, noi ci vediamo stasera per il video sul mercato. Claudio, ti auguro il meglio, in qualsiasi squadra tu andrai farò il tifo per te, perché tu rimarrai sempre comunque uno di noi. Io vi mando un grosso abbraccio, e tanto per cambiare,